della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione del comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis, che ringrazio la presenza. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto il resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo alla Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Ricordo che in tal caso, per la parte seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto, che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta libera. Al fine del miglior svolgimento dei lavori, invito il nostro ospite a riservare l'eventuale esposizione di contenuti riservati alla parte finale della seduta. L'audizione odierna rientra nell'ambito dell'approfondimento già avviato dalla Commissione sul sistema complessivo di gestione dei rifiuti della Regione Lazio e di Roma Capitale, anche con riferimento alla destinazione dei flussi extraregionali dei rifiuti e alla gestione illecita dei rifiuti medesimi, incluso il fenomeno dei roghi. Con particolare riguardo a quest'ultimo fenomeno, ricordo che la Commissione ha già effettuato nei mesi passati una serie di attività, svolgendo con una propria delegazione tre sopralluoghi presso alcuni siti, sono stati oggetto di incendio, rispettivamente a Malagrotta il 28 dicembre 2023, il 9 gennaio 2024, in relazione al rogo di Vampato il 24 dicembre 2023, nonché in località Mezzocammino il 25 gennaio 2024, a seguito del rogo verificatosi il 31 dicembre 2023, sia procedendo a convocare in audizione diversi soggetti in grado di riferire informazioni utili sui fatti accaduti. Sulla base della legge istitutiva, infatti, rientra tra i compiti specifici della Commissione indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ovvero i siti abusivi di scarica. Infine, ricordo che la Commissione è chiamata in via generale a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, organizzazioni in esse coinvolte e sull'infiltrazione della criminalità organizzata, acquisendo informazioni sui soggetti pubblici o privati operanti nella gestione di tale ciclo, con l'obiettivo di individuare eventuali connessioni tra tali attività illecite e altre attività economiche, anche con specifico riguardo al traffico di rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali tra le diverse regioni, tenendo conto del divario della dotazione di impianti. Cedo dunque la parola al comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis, per lo svolgimento della sua relazione introduttiva, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego. Grazie Presidente, buongiorno, buongiorno a tutti. Io, se possibile, ho preparato delle slide, ce le ho cartacee, non so se Ok, adesso vediamo gli atti. una. E beh, allora io le darei una lì. Lei parla su queste? Sì, Allora io, certo. se A meno che non magari. posso proiettare qualcosa, ho anche Io ve la darei le. da. Ce l'ha da Sì, proiettare? Ah, la proiettiamo, assolutamente scusi. Sì. Prego. sì. La mia chiavetta. Okay, grazie, possiamo andare avanti con la slide. Ovviamente, premessa, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge attività di soccorso e prevenzione, no? Sulle varie attività che ovviamente la vedono coinvolta, quindi parlerò ovviamente di quelle che sono state inizialmente gli incendi dei rifiuti tra il 2023 e il 2024, che abbiamo ovviamente nella nostra statistica degli interventi.
Dopodiché ovviamente farò un cenno sulla normativa di riferimento, l'attività di prevenzione incendi, quello che poi ovviamente accade, no, nella pianificazione di emergenza, poi quello ovviamente accade anche in conseguenza di questi incendi, anche diciamo, nel nostro interno, no, nel corpo nazionale Sì, e a noi interessano a chi in interviene. particolare per i fili d'inchiesta su Mezzocamino, su Malagrotta, quindi quelle due parti lì, non, perché comunque in generale abbiamo già audito anche il capo dei Vigili del Fuoco, e quindi ecco, noi abbiamo interesse di capire se per le nostre inchieste ci sono elementi che possono esserci utili, capire se c'è o meno il dolo, se ci sono indagini, se questo è quanto. Ovviamente, quindi abbiamo preparato, diciamo, un discorso un po' più ampio. Ora, Beh, diciamo, grazie, ne prenderemo atto, però noi abbiamo un entriamo. po' di tempistiche perché dobbiamo altre cose e nello specifico abbiamo queste due inchieste. Allora, diciamo, il discorso per quanto riguarda gli eventi di Malagrotta sono stati due eventi, uno del 2022, a partire dal mese di giugno, inizio di 16 giugno, e poi il 24 dicembre 2023, l'evento che è stato, diciamo, che ci ha coinvolto nell'ambito il primo nel TMB2, quindi trattamento della capannone TMB2, e il secondo invece nel TMB1. In entrambi i casi ovviamente abbiamo fatto la nostra attività di soccorso tecnico urgente. Le indagini svolte al nostro interno non, diciamo, ancora, non abbiamo ovviamente avuto nessun riscontro di effettiva presenza di dolo. Noi, diciamo, nella nostra attività, anche se siamo stati coinvolti dalla Procura con delle deleghe, non abbiamo però riscontrato, diciamo, degli eventi. Scusi, io chiedo una cosa perché poi è quello che abbiamo visto e guardato. Nel 2022 c'è stato un incendio che ha coinvolto. Uno dei due trattamenti, uno di Ok, che questi fra due l'altro sono due trattamenti. capannoni adiacenti, se non sbaglio. Sono due capannoni, non sono adiacenti, sono Collegati da un separati. nastro. Allora, non sono, allora, c'è un capannone che è il primo, che ha ovviamente un conferimento di rifiuti all'interno, e poi un nastro trasportatore che è stato coinvolto nell'ambito dello stesso evento, diciamo, a distanza di qualche ora, perché l'incendio si è propagato sul nastro. Ah, quindi è stato il nastro a portare l'incendio dalla No, parte no, di. no, quello è stato nel 2022, a giugno 2022, Sì? e diciamo, poi si è concluso lì. Allora, lì la zona ovviamente è molto ampia. Purtroppo non ho questa non ho purtroppo capito bene, Ah, noi siamo su diciamo, quelle inchieste lì, non. comunque, diciamo, Sì. a questo punto parlerò un po', diciamo, a braccio, ricordando ovviamente quello che è accaduto. Lì c'era un trattamento, una parte che divideva la TMB2 da tutto il resto della discarica. Il resto della discarica, che ovviamente erano diversi ettari, e quindi ovviamente dovevamo assolutamente cercare di evitare non il passaggio dal TMB2 al TMB1, che comunque erano abbastanza distanti, ma l'incendio si stava propagando verso proprio la zona della discarica, molto più ampia, che chiaramente era il punto da salvaguardare. E quello è stato, diciamo, chiaramente l'intervento più intenso, e quello che ci ha permesso ovviamente di evitare questa propagazione. E l'incendio si era concluso lì, diciamo, non c'è stata poi altra attività. La TMB2 ancora non è stata riattivata, ma comunque, diciamo, non, anche perché, diciamo, ci sono ovviamente dei sistemi, diciamo, di gestione del rifiuto, no, che devono essere comunque risistemati e rimessi a posto. Per quanto riguarda invece l'altro evento, successo a un anno e mezzo di No, distanza dal no, no, primo. sempre al primo evento, io non ho capito una cosa perché noi abbiamo avuto una descrizione così dei fatti, che prima ha preso fuoco il capannone, poi mentre si spegneva questo, ha preso fuoco quello dietro. Non è andata così allora. No, il primo capannone c'è stata una propagazione, diciamo, perché c'era una continuità, no, tra il capannone e, diciamo, il resto C'era un nastro, della. Sì, ma un diciamo, nastro lungo. sì, no, diciamo, molto lungo. Quindi le fiamme dal di lì, come ha fatto dal di lì ad andare là? Il nastro andava, no?
No, ma c'è proprio una continuità fisica di elementi, no? Di pezzi, diciamo, di strutture. E quindi ovviamente uno sta coinvolto, diciamo, nello spegnimento in un certo punto e quelli sono interventi dove si entra in un inferno. Ovviamente, quindi le squadre intervengono in massa, no? Poi Roma comunque ha una buona capacità operativa, ovviamente, perché ci sono diverse strutture sul territorio che possono confluire sul luogo dell'evento e noi avevamo lì numerosissimi mezzi, cioè abbiamo avuto 86 uomini, 130 ore di intervento, insomma, su quell'evento. E nel momento in cui eravamo ovviamente impegnati su un fronte, dall'altra parte probabilmente è sfuggito l'incendio si è propagato su questo nastro e siamo andati poi a proteggere la parte finale, diciamo, di questo manufatto che ha permesso ovviamente di non andare oltre nella propagazione e quindi non andare proprio al di fuori addirittura però diciamo nel verso opposto rispetto a dove poi si è scatenato l'evento del 2023. Quindi se uno diciamo, dovesse guardare un po' la pianta, no, dell'evento, l'incendio si è propagato non verso la TMB1, ma verso la parte della discarica esterna. Non so se mi sono Sì, no, ma reso io ho capito, ma perché lei mi dice che secondo lei non era utile. deloso? No, allora io non ho, diciamo, ancora, non Ma abbiamo appurato nulla, c'erano telecamere? non c'erano telecamere. Abbiamo fatto una relazione anche alla procura. Noi l'unica cosa che abbiamo visto è una telecamera che è stata che abbiamo vista a terra, probabilmente. Questo però è stato nell'evento del dicembre 2023. Nel 2022, tra l'altro in quell'epoca non ero neanche il comandante, insomma mi sono studiato un po' le carte, ma non abbiamo avuto nessun riscontro da parte non abbiamo, diciamo, filmati, non abbiamo nulla. Quindi Noi nel non abbiamo nulla. No, TMB2 e nel TMB1 non c'è nessun filmato, niente. noi non abbiamo filmati, no, a disposizione. E però potrebbe non essere doloso. Allora, Cioè, come si fa? Scusi, io no, non sono della adesso, materia, no, faccio vabbè, altro nella allora, vita, però fermo, mi sembra. per carità, Cioè, allora, stiamo ragionando anche per le altre discariche autorizzate, tra l'altro ovviamente stiamo collaborando per attuare tutti i dispositivi di prevenzione incendi sulle discariche di Roma, no? Sappiamo con certezza che comunque gli eventi di incendio che vengono presi all'origine e quindi annullati immediatamente sono molteplici. Oggi come oggi vengono portate, conferite in discarica materiali di tutti i tipi, batterie che comunque possono entrare in contatto quindi materiali metallici e quindi crearsi cortocircuiti e ovviamente Ma mica ha creare preso problemi. fuoco nella lavorazione, ha preso fuoco, se non Nella sbaglio, discarica, nell'ambito di dove discarica. arrivava il materiale triturato. No, 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 ha preso fuoco nel luogo in cui veniva conferito proprio il materiale, probabilmente. Scusi, non ha preso fuoco al termine del nastro? No, ha preso fuoco nella parte del luogo in cui aveva depositato il materiale. Quindi nel momento in cui si deposita il materiale, cioè materiale ovviamente più o meno di tutti i tipi, no? Quindi non soltanto materiale che viene diciamo utilizzato, che viene poi trattato, ma materiale ancora che deve essere separato, no? Per poi la successiva gestione. Anche nell'evento del 2023, praticamente lì era suddiviso in vari settori fino alla diciamo, la separazione finale, no? Però l'evento è accaduto, purtroppo non c'ho,
Mi sono preparato male, scusatemi. No, ma se vogliamo anche... Noi lavoriamo su queste commissioni d'inchiesta qua, su questi filoni qua. Se vuole possiamo anche riguardarle e rimandare, rinviare l'audizione, perché a noi interessa fare l'inchiesta su questo. No, io... In generale abbiamo già fatto gli incontri sia col ministro che col capo del... Capito? Quindi... Mi dispiace che non le abbiano informata di quello che abbiamo bisogno noi. Abbiamo provato a chiedere anche qual era... Facciamo una cosa, noi le facciamo avere anche delle domande per iscritto, così lei ha modo di prepararsi perfetto. E quelli che possono esserci utili per la nostra inchiesta. Ecco. Sì, comunque per completare, in entrambi i casi l'evento incendio è partito dal luogo in cui veniva conferito il materiale. E poi da lì si è propagato. Noi abbiamo, nel secondo evento, siamo stati un po' più bravi, faccio dire. Ad esempio, questa è una cosa che mi dice lei, a me mi hanno detto il contrario sul posto. Cioè, mi hanno detto prima nel capannone, per fare l'esempio, dove c'è la pianta di ulivo, quello là, prima mi hanno detto lì e poi mi hanno detto che molto probabilmente aveva preso fuoco quello dietro. Lei mi dice un nastro trasportatore, e a me il nastro trasportatore mi sembra bruciato addirittura solo la parte iniziale e non la parte finale, però vado a rivedere le foto. Quindi le dico, è per quello che dico, secondo me è meglio se ci aggiorniamo. Io sul secondo ero presente la notte di Natale, stavo lì e quindi ho visto esattamente il secondo, allora quindi sul secondo che non c'erano telecamere neanche lì. Sul secondo è lì dove ho visto quella telecamera caduta a terra. Ma lì ce ne sono diverse telecamere. Però non abbiamo queste immagini a disposizione. E lì non le avete recuperate? No, penso che siano state prese dalla polizia. Ok. Se c'è qualcosa, insomma. Il luogo in cui veniva conferito, praticamente il livello della strada è più alto rispetto al livello in cui viene conferito tutto quanto il materiale in scarica, in questo capannone. E quindi gli automezzi gettano praticamente tutto il materiale dall'alto verso il basso. Sì. La zona bassa è quella in cui probabilmente è scaturito l'incendio, quindi il materiale appena uscito dall'automezzo che ha fatto la raccolta dei rifiuti esterna. Poi da lì c'è tutto un passaggio, questo ce l'ho ben descritto in un'altra relazione che... posso mettere a disposizione o volete ci rivediamo e lì c'è praticamente un momento in cui noi siamo fermati proprio a cercare di proteggere tutto il passaggio successivo dei materiali che vengono nel tempo ovviamente trattati quello era il 24 dicembre. La discarica era pressoché vuota o comunque non c'era molto materiale, mi dicono, comunque in linea con quello che è la possibilità di materiale contenuto. Sì. Prende fuoco X ore dopo, perché gli operai non ci sono in quel momento in cui prende fuoco. Telecamera. Ci hanno chiamato alle 15:56, se non mi ricordo male, e siamo intervenuti molto rapidamente. E siamo stati lì tutta la notte e quindi l'attività principale che abbiamo fatto è stata proprio quella di proteggere va benissimo. Secondo lei il fuoco quando aveva preso fuoco, quando è stata la combustione? Ma probabilmente sicuramente prima di quell'ora, ma non possiamo sapere con esattezza Il luogo o da cosa può aver preso fuoco non riuscite a... No, io sono un neofita È veramente c'è di tutto. Non ho mai fatto nulla con il fuoco. Mi dicevano proprio i gestori di AMA che tante volte le persone addirittura buttano nei secchioni, quindi tante volte prendono fuoco anche... Io ho chiamato lei perché volevo sempre da lei, non dai gestori di AMA, chiamavo loro. No, però buttano, questo lo possiamo confermare tranquillamente. Buttano addirittura la carbonella per fare la braciata, quindi se abbiamo questo materiale che viene conferito e che magari viene in maniera covante, entra all'interno di un luogo in cui di sostanze combustibili ce ne stanno quante ne vogliamo e che piano piano ovviamente prende fuoco, ovviamente quello è un problema serio. Chiaramente lì ci deve essere sempre qualcuno in una control room che ha chiara la situazione di quello che sta accadendo. Delle telecamere geotermiche, immagino. E quindi avere personale che immediatamente interno può intervenire. No? Ma ci sono ovviamente lì anche nella zona
degli idranti che possono, comunque dei sistemi di spegnimento che possono funzionare non in automatico, ma diciamo, in semiautomatico, nel senso che poi possono comunque garantire una immediata operazione di spegnimento. Ma, se, ovviamente queste però sono sistemi che ma è corretto che non ci fosse nessuno secondo il vostro piano incendi, la mia domanda? Chiaro, cioè una discarica che si spendono 6 milioni di euro l'anno per la gestione, dove ci sono due TMB, è corretto che rimanga scoperta come rimane scoperto, che ne so, una cascina di un'abitazione quando si va in vacanza? Se posso dire perché è analogo. Ecco, quindi, e poi noi, poi io sono d'accordo sulla carbonella, però nel Lazio in tanti fanno carbonelle, perché mi sembra di capire che tanti TMB prendono fuoco più che in altre regioni, quindi o la carne agricola si mangia solo qua nel Lazio o c'è qualcos'altro. No, quindi per quello che io non posso dire nulla, non so nulla, quindi rimango con i miei punti interrogativi. No, però che sia tutto così normale non, no, no, non è così. Non voglio difendere no, perché, perché quanti impianti hanno preso fuoco negli ultimi anni? No, impianti di, sì, questo, sì, di TMB. TMB io adesso, no, questi no, ce ne sono altri nel Lazio. Nel Lazio non lo so. Sì, sì, glielo dico io dopo, adesso se vuoi glieli trovo. Ha preso fuoco un'altra discarica autorizzata a Ciampino, ma era discarica aperta, insomma non okay. Era discarica. Invece su Mezzo Cammino? Mezzo Cammino siamo intervenuti, lì era il 31 dicembre, sì. No? E lì era praticamente un accumulatore seriale, no? Di materiali che teneva all'interno di questo. Ma di che questo materiale era? Che materiale era? Voi avete potuto verificarlo? Era di tutti i tipi, dai copertoni a, a mobili a. Però non si è bruciato tutto. Ma lì c'è stato proprio un crollo anche del. No, quello sì, l'abbiamo sì. Visitato, ma non si è bruciato tutto quanto il garage, fra virgolette. Lì diciamo siamo intervenuti, abbiamo ovviamente anche lì operato in azione di spegnimento. Ora quanto materiale si sia bruciato francamente. Ma si riesce a capire che materiale c'era all'interno? Perché ci dicono anche computer, può darsi? Posso, anche su questo posso verificarlo, grazie. Vedere così... se abbiamo diciamo delle fotografie in cui possiamo andare a capire quello che esatto, è penso che adesso non so chi siano i relatori, forse Di Priamo e Di Priamo e? Vabbè, i relatori penso che poi siano interessati, però magari adesso io chiederei ai relatori di farci di farci quindi per iscritto le domande, gliele mandiamo, così certo. Lei intanto ci risponde per iscritto okay. E casomai se c'è bisogno continua l'audizione, però certo. Penso sia per andare no, a... Mi dispiace che... No, 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 ma ci mancherebbe, ma non è mica... siamo qua noi, non è mica... Anche le relazioni, se ce le fa avere, intanto agli atti... Noi abbiamo le relazioni che abbiamo fatto... sia al prefetto che sì. alla procura, quindi eventualmente... Ok, grazie, sì, quelle se ci fa avere quelle intanto le mettiamo agli atti. E poi, okay. Diciamo, soprattutto per la parte del TMB ovviamente. E poi tutte le domande insomma... Va bene, De Priamo, ho visto che... De Priamo, Andrea... Non lo so se è collegato, guarda. Ok, vabbè, comunque Simona, non lo so. Simona comunque sì, va hai capito modo, il modus operandi? Ho capito benissimo e secondo me va benissimo, così riusciamo anche sì. A fare una sintesi. A me ne tirano in particolare, sennò faccio fatica. Okay. Sì, altrimenti rischiamo di rifare sì, sempre perdiamo... le solite, comunque ormai la storia la conosciamo. Esatto. Allora faccio pervenire le domande, va bene? Grazie, di grazie. Okay. Se non ho altre domande, dichiaro chiusa l'audizione. Grazie. Grazie, grazie.